Easy come, easy go. Che fanatici, io sono Dlarz e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Soul Silver Extreme Randomizer. Ce l'avevamo lasciati qui davanti alla palestra, che abbiamo sconfitto anche se a costo di un altro Pokémon. Ultimamente ne stiamo perdendo spesso, la cosa non va bene. Prima di cominciare ovviamente vi chiedo di lasciare tanti pollici in su, arriviamo almeno a 4000 likes, Poké fanatici, e adesso proseguiamo. Arrivati ad Amarantopoli, tecnicamente si potrebbe proseguire per due vie, o di qua verso Mogania o di là verso Olivinopoli. Si può anche andare verso Mogania. Mogania non la si può ancora raggiungere. Cioè sì, si può, ma non è il momento. Però ci sono gli allenatori nel caso voleste allenarmi. Io preferisco andare in modo lineare. Quindi andiamo verso sinistra alla volta di Olivinopoli e il suo faro. Tra l'altro a breve avremo anche due palestre attaccate, quindi ci sarà da divertirci se ci andranno a KO altri Pokémon. Qui siamo sul percorso 38, quindi nuova cattura, diamoci dentro. Leggendario! Ah no, aspetta, aspetta, no, non vale. Questo è il leggendario proprio scriptato del gioco, perché è al 40, quindi no, non va bene. Non lo posso manco prendere. Non si scappa. E Raikou fugge. Ok, no, questo non vale. Infatti mi stavo già casando. Oh, Gyarados! Ci sta! Gyarados, come si pronuncia? Scusate, sono ancora abituato alla pronuncia del cartone animato di tanti anni fa. Tecnicamente dovrebbe essere Gyarados, una cosa del genere. Allora, livello 16. Potrei riuscire a fargli male senza fargli troppo male. Proviamo a fare gelo lancia. Lui ha gastroacido, attenzione. Non ha più abilità, bene. Voglio catturarlo perché lui sarebbe veramente un ottimo Pokémon. Però gelo lancia gli leva veramente poco. Forse era il caso anche di andarci con qualcosa di più pesante. Guarda, lo sto attaccando tutte le volte e non ci riusciamo. L'ha colpito 5 volte, per la prima volta che succede una cosa del genere. Proviamo un ruotafuoco. Lega tutto. Per adesso non sembra avere delle mosse buonissime, però io ho la MN di Surf, quindi partirebbe già in modo abbastanza decente. Poi sarebbe anche stabbato Surf. Wow, gli davo veramente poco. Continuiamo a fargli ruotafuoco, non voglio rischiare troppo. Ok, l'ho portato a vita rossa e adesso proviamo con una Mega Ball. Non spreco la Ultra Ball perché credo non ce ne sia bisogno. Magari con la Mega Ball ce la faccio lo stesso. Uno. Perfetto, come non detto. Preso! Seconda Mega Ball è entrato. Molto bene. E abbiamo un nuovo Pokémon in squadra che non so assolutamente come chiamare. Non so come chiamarlo. Vabbè, sarò classico, lo chiamerò come il posto da cui proviene in questo gioco, ovvero il lago d'ira, e quindi lo chiamerò Rage, che se non sbaglio in inglese dovrebbe essere tipo Lake of Rage, Rage Lake, una cosa del genere. Lo chiamo Rage! Vediamo subito che mosse ha. Info! Lega tutto, pallagelo, gastroacido, rogodenti. L'unica mossa decente è rogodenti, in effetti. E per adesso Rage fa parte della squadra. Sì, fa parte della squadra, quindi lo vedrete comparire nella grafichetta. Ecco, io volevo cambiare Pokémon, ma lui mi ha visto subito. Perfetto. Rage ce lo teniamo. Veronica si chiama. Ed è un maschio. Figata, adoro le randomizer. Allora, che ti faccio? Ti faccio terremoto, semplice. Io quasi quasi tornerei indietro a curarmi al centro Pokémon dopo questa lotta, sì. Mi sa che lo faccio proprio. E via. Vediamo se in questa parte riusciamo a fare sia le... cioè, scusatemi, sia gli allenatori che ci sono qui in mezzo al percorso, in mezzo all'erba, e sia il faro, non lo so. No, sdoppiatore pure tu? No. Spero di riuscire a fare anche il faro, ma non lo so, perché ci sono un po' di allenatori lungo la via, eh. Se ci sbrighiamo. Torniamo a curarci. Rieccoci tornati sul percorso. Tra l'altro sta tramontando, fare questo percorso al tramonto è un po'... non lo so. È strano, con tutti questi alberi. Però tra poco arriveremo in una località di mare, quindi ci sta il tramonto, il mare. È molto poetico. Oh! Rattata, che bello. Magari avessero questi Pokémon nelle palestre, magari eviterei di perdere i miei... sì, sono ancora risentito per l'addio di Rudolph. Ci tenevo a Rudolph. Senza contare che poi l'ho catturato a livello tipo 7, l'ho allenato fino al 20. Cioè,
Ci sono stato tipo mezz'ora per allenarlo. Non è andato KO, incredibile. Latte Mumu. Vabbè. Che rottura, guarda, che rottura. Cioè, puoi curare un Rattata? È inutile che lo curi, perché è inutile lui. Guarda come sta colpendo 5 volte. Ah, ecco. Potevi colpirlo l'ultima volta che lo buttavamo giù. È inutile che metti le punte, non lo cambio il Pokémon. Adesso lo cambierò. Ok. Prossima scelta, Arceus. E che cacchio. Andiamo Trick. L'ho dovuto cambiare il Pokémon alla fine. Cioè, puoi avere un Pokémon del genere? Assorbi Pugno! Ultimo canto. E dai! Vabbè, lo dovrei buttare giù in 2 turni. Sì. Desiderio. Adesso sicura. Grazie per accostare quella mossa a ultimo canto, io che mi devo muovere. Però non si cura subito. Io mi sa che lo butto giù adesso. Addio! Fragurtempo vuole imparare, guarda caso. La mossa quella tipica di Dialga. Ci starebbe, in effetti. Al posto di... Ah, ma io ho tutte mosse con pochi punti. Togliamogli... No, non gliela insegno. Perché ha pochi punti e inoltre non ha nemmeno il massimo della precisione. Quindi no, non è il caso. Non te lo do il numero, non te lo do, non ve li do, non li do a nessuno. Già tipo il nonno e la nonna della pensione si sono fregati il mio numero senza chiedere il permesso. Cioè, guarda questo quanto è maledetto. Cioè, venendo qui mi ha bloccato il passaggio e adesso devo tornare indietro. Cioè, ma che cavolo? Machok. Ciao, ciao. Allora, ti faccio terremoto. Incornata. Direi di concludere con gelo lancia. No, colpiscilo abbastanza volte, ti prego. L'ho sottovalutato, vero? Ok, perfetto. Sconfitto Joe Champion, wow. Ok, al 25 anche Cynix, quindi... Basta! Non ve li do! Lo capite o no? Ma così parliamo del Professor Oak, ma che vuoi? Tanto io lo conosco il Professor Oak, a te non te lo faccio conoscere. Allora, siamo quasi tutti al 25, manca Arthur. Ovviamente manca Gyarados. Lui. Però me lo allenerò fuori parte. La prossima. 2 Pokémon. Mach, wow. Allora, direi di fare Surf, tranquillamente. Ti diamo una bella lavata. Ah, gli ho tolto veramente poco. Ah, ho usato riposo, ma insonnia come abilità! Martel Pugno, ok, io ti uso Vendetta. E io ti uso Vendetta. E io ti uso Vendetta. Che non è molto efficace, però. Mannaggia. Infuria Seme. Dai, ce la puoi fare, Arthur? No, dai! Seriamente! Che odio quando rimangono con la vita rossa. Ok. Skitty, prossimo Pokémon. Wow. Però del Catty mi piace molto. Andiamo di Surf.
Ole, così mi piace, Arthur. Ho sconfitto Mark. Maledetti selvatici, adesso uso il repellente che li ho comprati. Bello starmi! Però Gyarados forse è meglio, o forse no. No, forse era meglio starmi. Vabbè, fa niente. Non ti butto giù anche se sto per salire di livello perché non mi va di perdere tempo. Borsa! Andiamo a usare il super repellente. Eccoli qui, ne ho comprati 5. Benissimo. Dobbiamo andare di qua, che c'è uno strumentino intanto. Mare a Roma, che ne avevo già uno e l'ho venduto perché ti ridanno 4800 pokemonete, quindi l'ho rivenduto. Però adesso ne ho un altro, quindi mi rivenderò anche questo. Ehi là! Questo è l'ultimo allenatore di questo percorso, ma poi tanto ce n'è un altro a scendere che dopo la fattoria che ha altri allenatori, quindi yeah! Ivysaur, perfetto, io ho giustamente una mossa del suo stesso tipo e una mossa che non è molto efficace su di lui. Che bello, Raffica. Oddio, Ivysaur con Raffica. Vendetta. Ok, ci può stare come danno. Terrempesta, maledizione, pure questo ci voleva. Vai, 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 vendetta, 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 vendicati, vendicati. Olè! Via! Livello 24! Chi mi manda adesso Namel? Beh, con Namel però glielo lascio, Arthur. Magari prima mi curo, però non voglio rischiare. Vai! Super pozione! Confusione. Vai con surf. Oh yeah, baby! E quella era l'ultima? Mi sa di no. Porygon 2. Potrei usare vendetta volendo, che è super efficace, ma devo fare in modo di riuscire a usarla. Vendetta. Vuoto. Mio Dio. Mi fanno spaventare queste mosse perché non le ricollego subito. Poi ho capito che era quella che faceva addormentare. Allora, ti manderei Trick tranquillamente. Foschi Sfera, non l'ho mai sentita questa mossa. Allora, assorbi pugno, vai. Così ci recuperiamo anche quel poco di vita che abbiamo perso. E buttalo giù! No, da! Mamma mia, che odio! Veramente sono odiosi quando fanno così. Adesso prova a cappare da solo per la sabbia. Ciao, ciao! Ecco. Molto bene, molto bene, molto bene. Vediamo se dobbiamo curare qualcuno. Cioè, tra, hai rotto le scatole, smettila! Non smetterò mai di ripeterlo. Allora. No, non c'è da curare. C'è da dare tipo una pozione e una sveglia. Eccoci qua. Ok, proseguiamo. Qui c'era solo una ghicocca. Perfetto, allora possiamo andare tranquillamente via. Non da qui sotto però. Mannaggia. Quello da dove si prende?
da di qua. Sì. Percorso 39, a quello è Baoba? Sì, è lui. Ok, mi ricordavo di lui. Zona safari, perfetto. Altra zona molto interessante. Che comunque, avendo il gioco randomizzato, perde un po' il suo essere interessante. Vuoi il tuo numero? Va bene, dai, a lui glielo diamo il numero. Pam 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 pam. Percorso 39, nuova cattura. Tanto qui c'è la fattoria. Che mi ricordo bisognava dare delle bacche a questo qui che era malato, a questo Miltank. Non riesce quasi a muggire. Ah, ecco, infatti, anche qui. Solo che in oro, argento e cristallo c'era proprio la bacca che era bacca e basta. Oltre ad esserci la bacca antiveleno, eccetera. Sì, ha bisogno delle bacche arancia. Io però mi ricordo che ne avevo una. Non so perché, ma mi ricordavo di averne una. Poverini. E qui in mezzo ci doveva essere tipo una caramella rara, che però qui sarà randomizzata. Infatti è la MT06 1000 bave. Mamma mia. Ok, fattoria Mumu a parte. Ricordiamoci che siamo sempre nel nuovo percorso, quindi nuova cattura. Poi quell'allenatore lo faccio, anzi non lo facciamo adesso. Pensavo ci fosse dell'erba qui vicino. Dai, vieni qua. Sei là? E poi ci dovrebbero essere gli ultimi tre lì sotto, quindi ancora quattro. È lunga la strada per Olivinopoli, eh. Allora, cosa ti uso? Ti uso Energy Pal. Muro di fumo. Andiamo di nuovo con Energy Pal. Perfetto. Mi manda Mew, tra l'altro, eh. Ah, quanto vorrei avere Rudolph con Coleo Morso. Lasciamo Arthur. Allora, ti userei Surf. Ha evitato l'attacco. Mi tolgo veramente poco, troppo poco. Quindi cambiamo Pokémon. Lo mandiamo in campo. Non so chi mandare in campo. Non lo so. Ah, Cini, sì, Cinix, vabbè. Zelfi che c'ha pugno d'ombra, è super efficace. Me lo sono ricordato solo adesso. Perdonatemi. Vuole usare Oscuro Tuffo? Seriamente? Mio Dio. Cosa mi costringe a fare? Vabbè, a questo punto... Terremoto. Basta con sto grido di lotta! Vedi di togliergli tanto? Almeno più di metà vita. Perfetto. Vai, altro terremoto e ce lo leviamo dalle scatole. Lui c'ha Rogodenti con tutti quei grido di lotta, oddio mio. Ecco, mi leva un po'. Benissimo. Quanti pochi punti che ci ha dato. Vabbè che ci siamo divisi la lotta in tre, però. Si prosegue. Lì c'è un altro allenatore. Ah, lì c'è l'erba. Dai, facciamo sta cattura. Vediamo un po'. Para. Sei un leggendario! Un leggendario! Deve essere mio a tutti i costi, Dialga. Io lo prenderò. Lo prenderò. Allora. Drago acciaio, se non ricordo male. Quindi con Surf gli farei un po' malino, mi sa.
Deve essere mio, Dialga. Deve essere mio. Che dite, ti provo a fare surf? C'ho paura. Ti prego, non lo uccidere, please. Sì, vabbè, ma... Non era... Pensavo gli facesse più danni. No, non era super efficace, ma pensavo veramente che gli facesse molti più danni. Vabbè, cambiamo Pokémon allora. Mandiamo Zelfi. No, no, Dialga, tu sarai mio. A costo di usare tutte le Ultra Ball, tu sarai mio. L'ho mandato KO! Niente, pochi fanatici. L'ho fatto fuori. Ah, maledizione. E siamo arrivati però a Olivinopoli. Grande. Che bello incontrare il rivale proprio dopo essersi fatti sfuggire un leggendario catturabile. Sì, sì, va bene. Il faro di qua, il faro di là. Sono il più forte, bla bla bla. Sì, ok, non è giornata. Ah. Mi sono fatto sfuggire di Alga, uno dei miei leggendari preferiti. Poteva essere nella mia squadra. Zelfi l'ha fatto fuori. Ha fatto un brutto colpo. Donna, curami! Mi devi curare i sentimenti, però. Andiamo su. Sono triste. Ok. Ah, aspetta, 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 torna dentro, torna, torna, torna dentro. Questo ci dava l'amo buono. No. No. Mi sembrava, però. Allora, siamo a Olivinopoli. Da questo lato c'è il bellissimo faro, che però non faremo in questa parte, perché ci siamo già dilungati un po' troppo. Di qua invece si scende con scala roccia, c'è da prendere una roba sulla roccetta lì. Poi qui oltre al market, da questa parte abbiamo due casette. Ah, lì c'è qualcosa. Qui c'è qualcosa. Polvo cura. Perfetto. Direi che prima di concludere, proprio l'ultima cosa che voglio fare è andare verso la spiaggia, perché ci dovrebbero essere un paio di allenatori. E inoltre questo è anche un percorso. No, non mi voglio fare la foto con il signor fotografo lì. Percorso 40, quindi qua si può fare una cattura. Qui per il parco lotta dovrei usare l'amo. Anzi no, ma che amo? Uso surf. Vai. Mi ricordavo ci fossero gli allenatori sulla spiaggia. Non nell'acqua, proprio. Aspetta, posso fare due catture in questo modo. Perché qui sono a Olivinopoli. Guarda come mi sparo due catture. Vai, vai, vai. Guarda come mi sparo due catture. Dratini! Buono! E l'ho fatto fuori anche lui. Vabbè, oh, non riesco a prendere i Pokémon. Cioè, è una roba incredibile. Cioè, li faccio fuori tutti. Cattura del percorso 40, vediamo un po'. Bibarel. Ottimo. Oh, non riesco, li faccio sempre fuori. Non riesco a calcolare bene quanta vita gli dovrei togliere. Ok, forse con lui ce la faccio. Mega Ball. Dai, almeno un Bibarel ce lo prendiamo. Due. Tre. Preso! Abbiamo preso un Pokémon che tutti quanti detestano. Ok, so pure anche come chiamarlo. Prendendo tipo il nome del suo, della sua prevoluzione Bidoof. Quindi Doof, lo chiameremo Doofy, che vuol dire tipo stupido, goffo, roba del genere. Bibarel, yes, soprannome, e lo chiamiamo Doof. Dov'è la F? Y, che bello, ci facciamo sfuggire tutti i Pokémon più belli tipo Dialga e Dratini e poi catturiamo Bibarel. Va bene, per questa parte direi che ci possiamo quindi fermare qui. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Ricordatevi di lasciare tanti pollici in su, arriviamo almeno a 4000 likes. E bye bye.